applauso vada fatto a Ubik che riesce a riunire tantissima gente in bellissima. Antonio, ma come si fa? Ma come si fa a diventare editore in una provincia che viene indicata tra le ultime in classifica sotto tutti i profili? Però se poi facessimo il conto della cultura non saremmo tanto gli ultimi, no? Lo si fa senza pensarci, specialmente alle classifiche, perché se uno dovesse pensare di dover trarre dalla cultura, dalla pubblicazione dei libri, dei profitti, deve fare qualcos'altro, fare il costruttore, fare il commerciante, fare qualcos'altro. Chi fa cultura, pubblica libri, mette in conto che ha una missione da compiere, che è quello appunto di fare da levatrice. Io ho qui una scuderia di autori, da Gioacchino, Alberto Mangano, a Michele Sisbarra, ma anche da Iezza, che ormai ha pubblicato delle cose, e mette in conto chi più. Ah, scusatemi se non vi ho citato tutti. C'è Giorgio Figeri che tra l'altro ha dato ultimamente alle stampe con noi un meraviglioso libro, anche in edizione cartonata, su i New Trolls, che è la Bibbia dei New Trolls. Gioacchino poi mi ha detto, senti, vedi che Giorgio ha un'altra fissazione, che è quella delle voci del cinema, che nessuno ha mai raccontato, quindi tutti i doppiatori del cinema italiano, che sarebbe bello riunire in una pubblicazione, sarebbe, come dire, una enciclopedia molto interessante. Ma io devo dire che grazie anche ad operatori della cultura come Ubik, questa è una città che in qualche modo sta attraendo tantissimo la gente alla lettura, e la condivisione poi della lettura è quello che fa crescere una comunità. Certo, non siamo ancora tantissimi, però siamo già abbastanza per poter in qualche modo condividere delle esperienze che poi aggiungono valore. Non è semplice, cioè chi non l'ha incontrato perché ha deciso di condividere con noi un'altra follia, che è quella del Mattino di Foggia, quando abbiamo editato per la prima volta sul cartaceo, adesso in digitale lo facciamo, il giornale. Lui è stato fra quelli che ovviamente ci ha dato una grossa mano per poter mangiare. È un vulcano di idee. Io ho preparato sia a te, che fai i servizi con la BBC da Londra, una sorpresa questa sera, sia a lui, per farvi capire. Vabbè, ma era uno scherzo goliatico. No, per farvi capire dove si spinge la nostra follia, magari allora la facciamo subito vedere. Questa è la copertina, perché mentre lui si divertiva a fare servizi con la BBC, io ho chiuso un accordo con la Dreamland di Londra per pubblicare per il primo romanzo in lingua inglese, che è L'Onorevole, un thriller tutto da ridere sulla mafia italiana, ed è quello di Giorgio. La seconda edizione, io ho chiesto a Antonio, c'è la possibilità di fare qualche correzione? Se fai subito, sì. Allora, almeno nel primo capitolo con Foggiano ci ho messo. Beh, questa è stata proprio la cosa per Natale, perché voi sapete che lui, io l'avevo detto già dal suo primo libro, e devo dire, quando è uscito il suo primo libro, io tutto contento sono andato da Ubik a prendere il libro, e sono uscito tutto contento, diciamo, come detto, il libro di Gioacchino, e l'ho trovato all'angolo della... all'angolo rosa. All'angolo rosa, all'angolo rosa. E l'ho trovato, dice, ma mi fai, dai, fammi una dedica. E lui fa, mentre mi trovo all'angolo rosa, sono le 18:30 del 24, cioè, ho detto, praticamente era una multa, quella... non era una... No, stavolta ho detto, fammela con calma, la dedica, e devo dire che insomma me l'ha fatta un po' più, meno circostanziata. Non mi ha messo l'importo in euro, ecco, devo dire, meno circostanziata. Possiamo circostanziare. Comunque, questo è un libro, scherzi a parte, Antonio, e lo diciamo, ce lo diciamo qui, ma non tra pochi, ma tra molti, devo dire che siamo tantissimi stasera. Oltretutto siamo in streaming. Oltretutto siamo in streaming e ci sono magari anche sopra tante persone che ci stanno ascoltando. Io voglio dire che questo non è un libro che dobbiamo presentare solo a Foggia, l'ho detto a Gioacchino prima, dobbiamo essere un po' itineranti, dobbiamo girare, raccontare che ci sono delle persone che sono capaci di fare dei bei prodotti culturali della nostra città, a Milano, a Roma, a Napoli, a Bologna, eccetera. Quindi usciamo un po' dal fatto del locale, anche se ho visto che hai pubblicato un bellissimo vocabolario, mi diceva Alberto, una cosa bellissima fatta da Frattolino, molto bella. E va bene queste cose locali, però tu perché adesso... quando parli con lui dicevi fatto una cosa molto bella? No, fare il piacere per la verità.
No, professore, piacere, la domanda è piacere, no, perché io ho studiato, è finito il tempo che io i libri non li aprivo, questo non sono più aperto, l'ho scritto, sono preparatissimo, fatti una domanda. Sì. Posso fare una domanda? No, perché io di solito, come sapete, faccio sempre la prima domanda a piacere, dico vabbè, l'autore dica la cosa che vuole a piacere, quindi superiamo questa e dico, va bene. Ci so, in questo libro, se voi girate la terza o la quarta pagina, c'è un elenco che sembra l'elenco della SIP, della Telecom, no? Ci sono 38 personaggi, 38, non 22, quindi ogni volta che voi leggete il libro e vi scordate chi è un personaggio, dovete ritornare alla terza pagina e andare a vedere chi cavolo era quello lì, perché poi con l'età un po' le cose eccetera, uno si scorda e quindi vedete tornare. Allora, contro uno che è l'onorevole. E allora la domanda mi sorge spontanea. È il contesto che genera l'onorevole o è l'onorevole che genera il contesto? Gigi. Gigi, cosa vuoi dire? Allora, non mi sento Marzullo adesso, guarda. Gigi, ti manca nei capelli. La chioma. Bisognerebbe capire qualcosa del libro, altrimenti adesso dico una cosa che... Però l'onorevole è onnicomprensivo del sistema, lui nasce con il sistema e lo crea, perché questo onorevole, che è un potentissimo politico italiano, gigantesco, ma non gigantesco per, diciamo così, per... Anche per stazza. Per stazza, proprio gigantesco uomo politico, è però contestualmente un mafioso, un grandissimo mafioso. Ma voi immaginate qualcuno della nostra zona? Ogni riferimento è puramente proprio preciso. Quindi è una persona che crea i presupposti perché lui possa agire. Quando non ci sono questi presupposti, torna alle vecchie origini, eliminando fisicamente le persone che non riesce a corrompere, oppure quelle che possono creare di pericolo, quindi è proprio il massimo dello schifo. E non è la connessione fra mafia e Stato, ma è lo Stato e mafia insieme direttamente, due al prezzo di uno. È perché questo onorevole, sapete, ha ideato tutto un percorso che riguarda, posso dirlo, la faccenda della spazzatura, i cassonetti, e lui ha ideato un discorso, un progetto che si chiama i cassonetti intelligenti. Raccontami un po' che è sta storia dei cassonetti intelligenti. Allora, si tratta di... Prima che arriva la polizia, no? Diciamolo, no, poi state zitti dopo quando arriva. Descrivo solo vagamente cosa fa questo cassonetto che viene venduto con il finanziamento della Comunità Europea. Cioè, lui è il produttore di questi cassonetti intelligenti. Lui vende questi cassonetti intelligenti ai comuni italiani e garantisce ai comuni italiani il finanziamento da parte della Comunità Europea per l'acquisto di questi cassonetti. Questi cassonetti sono abbastanza evoluti perché sono una specie di bimbi, avete presente il bimbi, quello da casa, solo che invece di mastriare con le cose da cucinare, mastria i rifiuti. Cioè voi buttate la sacchetta della minnezza dentro il cassonetto la apre, la valuta, la soppesa, fa la differenziata, la smaltisce, poi quando è carico si chiude, si mette in moto, esce, mette la freccia, va alla discarica, scarica e torna indietro. Oh, però questa cosa qui... Questo in teoria, in pratica un cassonetto uguale agli altri. La verità è che questa cosa qui mica la racconta così Gioacchino... La fa raccontare a dei personaggi particolari, a due signore. Cioè, del maestro, per favore, leggi una parte del tuo libro che riguarda questa storia dei cassonetti. Ma tu apri, ve lo spiego io come funziona il cassonetto intelligente, disse Totò intromettendosi nella discussione. Chi è Totò? Totò è il commissario del paese di Santa Maria del Pescatore ed è il nipote di queste cugine imperatori, sono due zitelle che vestono sempre di nero, piuttosto il piccione.
Il commissario ha una serie di problemi, di handicap. Il primo handicap è che si chiama Totolina e questo gli crea non pochi problemi. Poi è un bamboccione cresciuto con queste zie che non si capisce come fanno essere entrambe zie che sono cugine fra di loro, però sono le sue zie. Allora vive con queste zie che si occupano di lui, cioè nel senso che non solo si occupano di lui fisicamente, ma proprio vanno in commissariato e aiutarlo nelle inchieste, oppure dato che vengono a sapere moltissime notizie di reato tramite il prete del paese, Don Luigi Cardamone, che è praticamente il più grosso bocca aperto di tutti, immaginate, loro vengono a conoscenza di tutte le notizie di reato e poi valutano se è il caso di dire la cosa al nipote o no, perché uno pure che si prende troppo veleno, che si affatica, e quindi certe cose non dire che dicono, altre si chiama. Allora, in questa situazione, una delle zie sta stirando e l'altra è sul balcone di casa che sta diciamo così, guardando cosa accade in città per non perdere mai di vista niente. E nota un cassonetto un po' più grande degli altri. Quindi chiama la cugina al rapporto che lascia di stirare la camicia del nipote e discutono che cos'è quel coso lì. Interviene il nipote per sintetizzare. Vediamo se... No. Allora, ve lo spiego io come funziona il cassonetto intelligente, disse Totò, intromettendosi nella discussione. Così facciamo subito e Zia Maculata può finestirà tranquillamente. Allora, che è sto coso, chiese Concetta? Che cos'è? Diciamo meglio cosa sarà. Sarà il vanto di Santa Maria nel mondo, sarà il nostro riscatto sociale. Niente di meno. Ma che tiene di speciale questo cassonetto? Che tiene di speciale questo cassonetto? Questo cassonetto è la rivoluzione della raccolta dei rifiuti. Noi siamo stati scelti per primi al mondo per sperimentarlo. Per questo ci eravamo venduti a un prezzo stracciato, neppure 100.000 euro l'uno. Praticamente regalati. Tu non hai proprio idea di che cosa ha uno di questi così qua. Allora, sentiamo, che cosa fa di intelligente questo cassonetto, oltre a raccogliere l'immondizia come tutti gli altri? Cosa fa? Prima di tutto fa la raccolta differenziata. Lui fa la raccolta differenziata al posto nostro. Il cassonetto è esatto. Poi buttate gli avanzi alla rinfusa e quella all'interno, grazie a un microchip di ultima generazione, apre le buste, separa il vetro dei rifiuti e dopo con un processo chimico produce fertilizzante dall'umido e lascia la plastica da parte per lo smaltimento. Il cassonetto fa tutte queste cose da solo, chiese il Immacolato. Ma questo è niente. Perché fa ancora altro questo cassonetto? Che fa? Una volta che il cassonetto si accorge tramite dei sensori che ha raggiunto la massima capacità di carico, lancia un segnale acustico programmabile e si chiude da solo. E grazie a un rivoluzionario sistema automatico di guida, quando è pieno, il cassonetto si accende come una macchina, mette la freccia, esce dal posteggio e va direttamente alla discarica, suonando il clacson con l'incrocio. Inoltre, per evitare incidenti, ha pure un lampeggiante giallo che segnala la presenza in movimento. Una volta arrivata alla discarica, il cassonetto si svuota e grazie al sistema GPS incorporato e all'abbondante memoria RAM ritorna al traffico permettendo l'indirizzo assegnato in meno di 30 minuti. Soldi benedetti, lo puoi dire forte zia, quando funzionerà sarà l'orgoglio di Santa Maria. In che senso quando funzionerà? In che senso quando funzionerà che si è malvalata? Perché si deve fare prima l'inaugurazione? No, ma quale inaugurazione? Cosa non si può fare? Il cassonetto non funziona, ve l'ho detto perché siamo nella fase sperimentale. Che cosa significa che siamo ancora nella fase sperimentale? Che si devono definire ancora gli ultimi particolari? No, quello per il momento è ancora un cassonetto normale, come tutti gli altri. Per quanto riguarda l'intelligenza, il microchip, la guida automatica, il GPS, siamo ancora a paglia di grano, però ci stanno lavorando. Chi? I giapponesi? No, veramente stanno lavorando dei cinesi di Casoria. Pare che i giapponesi fossero più creativi, ma un po' troppo cari. Questo qui è figlio di un grandissimo, spietatissimo killer che si chiamava El Matador, che era l'uomo di fiducia dell'onorevole. E che mestiere faceva il Matador? Faceva il macellaio. Vuole fare il cattivo. Però ha un problema, a lui gli fa impressione il sangue, per cui non potendo fare il killer, non potendo fare il macellaio, eccetera, si dedica alla cocaina perché
le ho dette che è pura. E si dedica alla cocaina, quindi lui importa cocaina dalla Colombia e per giustificare questa sua attività di traffico con la Colombia ha anche una fabbrica di caffè che si chiama Columbus. Non essendo dotato di molta fantasia, ovviamente la fabbrica va malissimo, il caffè fa schifo ed è notorio che faccia schifo. Lui fa una vita molto dispendiosa e viene chiamato ovviamente dall'onorevole che gli dice: scusami, minchione, perché l'onorevole lo chiama solo così. Cioè, ma come fai a giustificare questo tenore di vita se il tuo caffè fa così schifo, se non ne vendi per niente? Tu devi fare pubblicità, devi lanciare questo caffè e poi devi venderlo, quindi devi utilizzare dei metodi, diciamo, di convincimento, dei metodi di convincimento un pochino più pressanti per la vendita, e quindi vi dà dei consigli, ma lui si mette ugualmente nei guai, anzi più cerca di far bene più fa guai. E quindi Filuccio Centrella alla fine insomma si fa scoprire, si fa sempre, cioè, oppure perché scoprire fa delle fesserie sempre legate al discorso che l'onorevole vuole che si agisca nella massima discrezione, anonimato, e lui invece è molto visibile perché è napoletano. Non è questo, è che se uno va in autostrada e ci sono i tutor, è chiaro che si prende la multa, insomma. Ma lui in sala da pranzo e si accomodò a destra dell'onorevole che stava mangiando con gusto un piatto di rigatoni, cacio e pepe. Tutto a posto, i soldi sono partiti. Ottimo. Assicuratevi che la nostra parte rientri legalmente. Non lesinate in fatture che poi a registrarle si pensa dopo. Il falso in bilancio l'abbiamo depenalizzato apposta. Guardate un po'. Che mi viene in mente? Non fate venire cattivi pensieri. Ogni cosa non c'entra niente con la realtà. Questo è un romanzo di fantasia. A conti fatti si tratta di oltre 10 milioni di euro a fornitura. Ma davvero dopo questa operazione volete tirare le in barca? Sì, dice l'onorevole. E voglio navigare tranquillo fino alla fine dei miei giorni, perciò dobbiamo battere il ferro finché è caldo. Dopodiché la pacchia sarà finita. Dopo la chiusura dell'affare dei cassonetti intelligenti, la cosa più illegale che ho intenzione di fare e portare il cane a passeggio e non raccogliere la merda con la paletta. Cioè, nella serie non si riesce mai a essere in domando. Non fa letteralmente sconti per nessuno. No, ce n'è per tutti. Ce n'è per la chiesa, ce n'è per la magistratura, per la polizia, per i carabinieri. Non ne parliamo per la politica. L'unico ingenuo, veramente ingenuo che ho trovato, a parte un commissario di polizia, si chiama Salvatore Lina, detto Totorino, cioè, ma io dico, soltanto Giacchino poteva pensare a una cosa del genere. Ma quello che voglio dire, Fiuccio Centrella, il killer camorrista, che poi killer, insomma, fallimentare, tipicamente rosa rosiato, voglio dire, nel senso che è un personaggio di quelli che partono chissà come, è l'unico, è il più ingenuo. Quindi ho notato che tutto ciò che è istituzionale nel mondo di questo l'onorevole, alla fine ha qualcosa di perverso. Invece il killer, che dovrebbe essere il perverso, alla fine è il personaggio più ingenuo. Allora, questo ti è venuto spontaneo o è stato frutto di un ragionamento? Perché ognuno delle due risposte presuppone un tipo di interpretazione diversa. Ah, mi è nato pensando a quante persone nella vita hanno un ideale, fanno di tutto per conoscere questo ideale, per essere vicini a una persona, e poi quando ne hanno il contatto si rendono conto che questa persona li scelta, e quindi vivono un enorme complesso. Cioè, io amo quella persona mi detesta, e da questo contrasto, da questa contrapposizione è nato il personaggio opposto all'onorevole,
E naturalmente si è disegnato da solo, cioè uno che di natura nasce figlio di killer, nasce camorrista, in un ambiente camorrista, il suo padrino è un grande mafioso, e lui non è così, vorrebbe tanto esserlo, quindi fa di tutto per essere cattivo, ma in fondo non è cattivo, gli fa impressione il sangue, non vuole sentire parlare di morti, però si trova a fare il camorrista, si trova a avere a che fare con morti. Però non è quello che lui è, un incidente di percorso, perché questo Don Luigi Cardamone, che questo prete anziano, magro, dagli occhi azzurri, ottimista e che è convinto che rivelare i segreti del confessionale sia possibile, perché per esempio io questa cosa non ci ho creduto, quindi la fesseria la posso dire, che è un sogno per questa cosa invece la posso dire perché sono di fronte a una questione di coscienza, che faccio? Salvo delle vite umane, ottengo il segreto, salvo le vite umane e pago, praticamente non c'è cece che si tiene in bocca. Però lui è ottimista, è buono, cioè è napoletano, c'ha sempre la buona parola per tutti. Quindi di fronte alla disgrazia più grande lui si inventa, si arrampica sugli specchi per consolare. E adesso vorrei leggere un pezzettino che la scena è questa, che Lucio Centrella, che ripeto è anche imprenditore, ha questa fabbrica di caffè, subisce il pizzo. Ovviamente lui si sente toccato nell'anno, io che sono camorrista devo pagare il pizzo. Quindi io non pago, e dice al direttore della sua fabbrica di non pagare. Il direttore salta in aria con la macchina. e siamo al funerale. Il Gazzettino di Santa Maria aveva fatto il tutto esaurito con l'edizione straordinaria del pomeriggio. Il botto era stato fortissimo. L'automobile di Gennaro Moschella, direttore della Centrale Associati, produttrice del caffè Columbus, era saltata in aria talmente in alto che era caduta sul tetto del cinema Moana. Poi, con un secondo boato, era esplosa e caduta di sotto nella sala proiezioni, che a sua volta aveva preso fuoco. C'erano voluti pompieri da Napoli e 6 ore di duro lavoro per spegnere l'incendio. Di Gennaro Moschella non era rimasta che cenere, indistinguibile da quella delle macerie. Don Luigi Cardamone, il parroco della chiesa del pescatore, amico di famiglia, stringendo forte le mani della vedova Moschella nelle sue, cercava le parole giuste per consolarla. Maria, il Signore nella disgrazia ti ha fatto la grazia, mi ha fatto la grazia a me. Ma che dite, Don Luigi, ma dove lo vedete questa grazia? Il Signore ti ha baciato in fronte perché ti vuole bene. Don Luigi, ma quale baciare in fronte? Quelle che mi ha inguaiate, mi ha lasciato con mare di guai. Non è vero? Il Signore ti ha teso una mano misericordiosa. Una mano misericordiosa a me. E certo, il Signore ha pensato e provveduto a tutto. A Gennarino tuo, in pratica, l'ha cremato. L'ha ridotto in polvere, facendoti risparmiare i soldi della cassa, del funerale, dell'opolo. Voi dite, e in mezzo a che l'ammoino, mio marito, che polvere è? Voi lo riconoscete, è capace che nell'urna funeraria ci metto le tende del cinema invece del mio marito. E vabbè, Maria mia, la cenere è soltanto un simbolo e niente di più, al limite la cenere le disperdi in mare e abbiamo risolto un problema. D'altronde, come dice la Bibbia, cenere eravamo e cenere torneremo ad essere. Diciamo che Gennarino tuo, grazie al Signore, si è portato avanti col lavoro. Con lui, a questo punto, cenere per cenere, dispersa per dispersa. Non è meglio che mio marito lo lascia là dove sta. No, Maria mia, almeno l'apparenza la dobbiamo salvare, il simbolo terreno in chiesa lo dobbiamo portare. E a dove la già mettere questo simbolo? In un'urna funeraria. Se poi lui non la tiene e vuole risparmiare, o può mettere un vaso poco più che dopo, al limite, proprio al limite, o può mettere in una boata qualsiasi, però a Rocco facciamo una figura e niente. Allora, voi dite, allora può andare anche bene la boata dei peperoni sott'olio. Grazie, Don Luigi, mi sento più sollevato dopo aver parlato con voi. Ma che grazie, grazie, tu non mi devi ringraziare, io non sono altro che il semplice tramite del Signore. Allora, Don Luigi, è inutile che lo ringrazio pure io al Signore delle preghiere, se già lo vedete voi, Maria, ma non esagerando, è meglio che una preghierina la fai anche tu. Il Padre Eterno, insieme a me, va buo che parla attraverso di me. Ma senti, ci sente da solito, non voglio dire della situazione, Provenzano.
non avevano scrupoli, facendo le cose immonde. Il napoletano invece ha dalla sua il fatto che anche se fa una malazione, però lo perdoni, ma ci so parte, però questo è parte della napoletanità. No, c'è una, a proposito di killer, a parte ovviamente Filuccio, c'è una figura che è bellissima, che si chiama quella di Santuzzo. La mattina seguente Santuzzo, dopo aver fatto colazione, andò in chiesa per chiedere protezione alla Madonna in vista dell'omicidio che avrebbe dovuto compiere in quel giorno. Cioè questo qui si sveglia, dice, siccome devo compiere un omicidio, quasi quasi vado in chiesa a chiedere protezione. Lungo il percorso che divideva l'albergo dalla chiesa, si domandò se la Madonna fosse una sola o se ce ne fossero tante. E se era così, perché c'erano tante Madonne? A che servivano? Ciascuna aveva un distretto di competenza, perché poi lui ragionava con la logica sua, diceva, magari, che ne so, è competente la Madonna Nera, anziché che... ma la domanda di protezione alla Madonna del Pescatore era valida o correva il rischio che i carabinieri gli facevano un culo così perché la richiesta di protezione sarebbe stata respinta per incompetenza territoriale? La chiesetta era deserta. Trovò il cielo ma evitò di pagarlo. Tanto non erano i soldi che andavano direttamente alla Madonna, ma al parroco. Lo accese, si inginocchiò per inoltrare la sua richiesta. Non appena incominciò a farsi il segno della croce, sentì una mano ossuta bussargli sulla spalla destra. Santuzzo si girò all'indietro, già con il pugno pronto a colpire, quando la figura di Don Luigi Cardamone, eccolo qui, gli apparve in controluce. «Giovanotto, credo che tu abbia urgente necessità di confessarti». «Scusate, padre», fece Santuzzo tenendosi calmo, onde evitare di indispettire la Madonna per aver preso ammazzato un suo dipendente. «Mi dimenticai i piccioli a casa. Magari ce li porto domani. Se domani. Li conosco quelli come te che pregano bene e razzolano male. Ma che ti serve pregare la Madonna se poi vieni a fare male azioni proprio qui, a casa sua?» «Ma quanto tempo ci vuole per fare questa confessione?» «Dipende da quanto è sporca la tua coscienza. Ricordati, il Signore è misericordioso, ma devi aprirgli il tuo cuore, devi essere sincero. Solo così potrai avere la sua benedizione. E anche quella di sua madre, la Madonna? E beh, certo, si capisce. Allora mi confesso. Seguimi con le mani giunte in segno di penitenza». Una volta inginocchiatosi al confessionale, Santuzzo fece il segno della croce, questo è sempre il killer, e iniziò a rispondere a quello che gli sembrava più un interrogatorio che una confessione. «Perché avevi acceso un cielo, figliolo? Per una grazia ricevuta o per una grazia che chiedi?» «No, non si tratta di una grazia, diciamo che devo compiere un'impresa e vorrei dopo che non mi succedesse nulla di male». «Perché si tratta di un'impresa pericolosa?» «In un certo senso. E di che si tratta?» «Non ve lo posso dire. Tu puoi nascondere quello che devi fare a me, ma non al Signore. E cioè, me lo devi dire per forza, altrimenti la confessione non è valida. Ma è una cosa che rimane tra noi due, più o meno, tra noi e il Padre Eterno». Per ritornare alla concezione del Padre Eterno di Gioacchino, insomma, di quello che, della possibilità che poi Don Cardone potesse raccontare a tutti questa cosa. E allora Santuzzo, allora ve lo dico, devo ammazzare un tale. «Cosa devi fare?» chiese Don Luigi allarmato. «Lo devo ammazzare. A chi?» «A un fetuso. Centrella si chiama». «Oh Signore Santissimo, Raffaele Centrella, quello del caffè. E che cosa ti ha fatto Filuccio per meritarsi una soluzione così drastica che ti invito a cancellare dai tuoi propositi?» «A me niente. Ruppe la minchia all'onorevole Lo Santo. Per mia, è solo il mio lavoro. Ti imploro di desistere. Me la date questa benedetta benedizione o no?» «Non posso, figlio mio, non posso. Renditi conto, tu non sei pentito. Ma padre mio bello, come faccio a pentirmi di un peccato che non ho ancora commesso? E allora brucerai all'inferno. Freddoloso sono.